Piena di gioia, la margherita bianca, il mio sguardo. Aspetto che i bambini formulino le prime frasi e poi da lì si compone a livello emotivo, quindi soprattutto attraverso l'emozionalità individuale. Loro poi alla fine sono agganciati al loro mondo interiore, che è ricco nonostante siano soltanto bambini di 6 anni in prima elementare, hanno comunque 6 anni di ricordi e di esperienze e quindi comunque sono in grado di agganciare queste loro immagini, ecco. Poi si condividono e il condividere diventa poi un'esperienza di forza anche per gli altri, di esempio, e nel momento in cui si condividono le frasi si arricchisce il lessico, quindi è sempre, si utilizzano moltissimo le mappe mentali per questo e c'è una pluralità proprio di intenti, insomma, di discipline che concorrono insieme a fare questo lavoro. Io utilizzo proprio l'interdisciplinarità a 360 gradi. L'arte soprattutto, in particolare l'arte. Come uno scrigno che si apre lentamente, come il calore che mi dà la mamma, abbraccio quando percepisco i miei colori. A volte mi chiedono, interrompiamo tutto e scriviamo, quindi questa cosa mi lascia soddisfatto in qualche modo, no? Perché ci tengono moltissimo, a volte magari leggiamo qualcosa che hanno scritto, mi dicono no, ma quella parola è un po' banale, la possiamo cambiare, allora cerchiamo sul dizionario, leggiamo tantissimo, piace molto leggere, gli piace scrivere. E quindi diventa un gioco, perché comunque è tutto basato sul gioco, io utilizzo molto il gioco, ripeto, la scrittura spontanea basata soprattutto però su... è come dipingere un quadro, ecco, è come dipingere un quadro nel momento in cui loro scrivono, perché ogni parola ha il suo peso, no? All'interno di un racconto, di una frase. Loro lo imparano piano piano, lo interiorizzano, lo fanno proprio, tirano fuori il proprio mondo e ci tengono che queste parole abbiano il giusto peso, la giusta musicalità, il giusto ritmo, si confrontano tra di loro ed è bello. Grazie, grazie. Grazie a voi.